che adesso è la volta di Lorena Fernandez. Vieni Lorena. Oh, hai scelto una strada. Però va bene comunque. Buon pomeriggio. Vieni qua Lorena. Buon pomeriggio. Sì. Dai. Fai un'autopresentazione. Allora. Buonasera, buon pomeriggio, sono Lorena, vengo da, vediamo un po'. Allora, sono Lorena Fernandez, ho 14 anni e vengo da Marcianise in provincia di Caserta. Sono qui per farvi ascoltare un pezzo di Emma Marrone, che a parte che c'è nel festival quest'anno, infatti cioè, spero di incontrarla. Meno male che questa è la prima volta che è venuta. E quindi... ha vinto proprio nel 2012 con questa canzone. Non è l'inferno. Non è? L'inferno. Non è l'inferno? Sicuri? Guarda. Vabbè, questa canzone parlava di una difficile situazione economica dell'Italia, quindi... E allora sei pronta, bella sì. Carica, perché qui scoppia. Sì. Se va bene qua, guarda, poi dopo altro che serate come lui, quindi attenzione. Allora, il titolo del brano che ci presenti è... Non è l'inferno. Lorena Fernandez. Grazie. Ho dato la vita, il sangue per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fine mese. In mano a Dio e le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre. Due guerre senza garanzia di ritornare. Solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no, non è l'inferno, ma no. Morire, io no, non lo pretendo, ma ancora il sogno che tu mi ascolti e non rimangano parole. Ho pensato a questo invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farle assaporare un po' di vino e un poco di mangiare. E se sapessi che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che ha 30 anni, teme il sogno di sposarsi e la natura di diventare padre. E se sapessi quanto sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro c'è chi ha ancora più diritti di chi ha creduto nel paese del futuro. No, questo no, non è l'inferno, ma non comprendo com'è possibile pensare che sia più facile morire. Io no, non lo pretendo, ma ancora il sogno che tu mi ascolti e non rimangano parole. Non rimangano parole.